Il secondo weekend di Bobo Summer Cup prende vita e parte di questa vita in merito e anche di, del nostro amico che lo vedete sudatissimo, Lele Adani. Benvenuto Lele. Grazie. Siccome noi spingiamo molto sul discorso che questo torneo c'ha molto calore in tutti i sensi, calore del pubblico, calore tuo che sei, ti stai liquefacendo. Sì, la giornata è caldissima, d'altronde è anche un bene, nel senso che poi queste competizioni, questi sport al mare, questi giochi, questi momenti di condivisione necessitano delle belle giornate, del caldo, del mare, dell'entusiasmo. Si fa un po' fatica perché giocare a mezzogiorno con questo sole è difficile, anche perché è un po' attempato sportivamente parlando come me, però ci si diverte, si sta insieme ed è bello. Qualche anno fa tu giocavi, sudavi, correvi sui campi da gioco e sentivi un commento tecnico, adesso hai fatto il salto, sei tu che fai il commento tecnico ai tuoi colleghi. Com'è fare il salto dall'altra parte? Ma si cerca di aggiungere all'esperienza che ti ha dato la carriera e la preparazione, che secondo me è la base per cercare di divulgare poi lo sport e di tradurlo a chi è a casa, che secondo me è la prima e l'ultima parola, perché a casa sono appassionati, noi con la stessa passione, la preparazione, l'entusiasmo, cercando di approfondire, perché la prima particella secondo me della comunicazione è il contenuto, quindi dobbiamo arricchire chi ci ascolta e lo facciamo con entusiasmo, passione e preparazione. E con un sacco di parole descrittive di cui ti faccio i complimenti. Lele Adani con noi alla Bobo Summer Cup. Grazie, un piacere.